Vangelo di Giovanni oggi ci racconta della terza apparizione di Gesù dopo la risurrezione. In questo Vangelo Gesù fa qualcosa di non convenzionale. Ci parlerà di come la sicurezza, certe nostre sicurezze, a volte diventino dei freni verso la pienezza. È per questo che oggi abbiamo deciso di fare un commento non convenzionale e vi porteremo con noi nel mare di Tiberiade, dove Gesù ha fatto un miracolo davvero fuori dagli schemi. Dal Vangelo di Giovanni. Io vado a pescare, vengo anch'io, pure Vangelo di oggi vediamo come Pietro e alcuni discepoli escono a pescare. E Pietro quindi fa un tentativo di essere pescatore di uomini, che quindi cerca di mettere in pratica quello che gli aveva detto Gesù, però lo fa a modo suo, e quindi senza Cristo, che per lui voleva dire che effettivamente era senza la presenza di Cristo in questo momento. Per noi può voler dire che siamo noi a non volerlo coinvolgere. Risultato, non ha portato a casa niente di buono per sé e per la sua vita. Ma allora la domanda che dobbiamo porci forse è questa: quanto coinvolgo Cristo nella mia vita? E quanto lo coinvolgo nel mio lavoro, nelle mie scelte, nella mia famiglia? Non solo per avere di più, ma per avere quello che ci rende felici davvero, che realizza poi e porta a compimento i nostri desideri, anche quelli che non conosciamo. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: Figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero. No. Allora egli disse loro: Gettate le reti sul lato destro della barca e troverete. Poi, quando arrivano a riva, trovano Gesù e anche se non lo hanno riconosciuto, che gli dice di gettare le reti dalla parte opposta a quella convenzionale, cioè dalla parte destra. E i discepoli non ci pensano due volte, lo fanno. Avrei potuto pensare che fosse matto, oppure deriderlo. Perché era un suggerimento davvero fuori dalle abituali consuetudini dei pescatori. Probabilmente non capivano, ma si sono fidati. In questo momento, nel vedere le reti così piene, un discepolo, quel discepolo che Gesù amava, capisce e dice: È il Signore! E allora Pietro si tuffa e corre immediatamente da Gesù. Qua un'altra domanda che potremmo porci è questa: riconosciamo e ci fidiamo dei suggerimenti che Gesù ci dà attraverso i fatti che capitano nella nostra vita, le persone che ci fa incontrare? Siamo consapevoli e ci fidiamo che Dio non toglie mai, ma che anzi ci dà di più, ma non solo di più, ci dà il tutto, la pienezza. 153, che è il numero di pesci che sono stati raccolti, è proprio un numero che indica il tutto, la pienezza. Gesù ci vuole donare tutto quello che ci rende pienamente felici. Questa è la logica dell'upside down, è una logica che piace tanto a Gesù. Gesù viene a capovolgere le cose, viene a rompere gli schemi, quei nostri piccoli schemini che ci siamo costruiti, nei quali stiamo tanto comodi perché le nostre comfort zone ci danno sicurezze.
però ci chiudono anche in spazi piccoli e senza la possibilità di crescere, senza la possibilità di vedere le reti piene. Ci impediscono di vedere l'abbondanza della provvidenza di Dio. Allora, un'ultima domanda per rendere concreto questo Vangelo nella nostra vita potrebbe essere: davanti all'abbondanza che ci viene data gratuitamente, come sta il nostro cuore? È grato a Dio e riconosce la sua opera o si autocelebra e si autoesalta? Corriamo anche noi da Gesù per ringraziarlo come ha fatto Pietro? Perché sentiamo che è un dono che viene da Lui?